Il prossimo 29 giugno, canonicamente, è la festa di San Pietro. In effetti è San Pietro e Paolo, padroni della città di Roma, ma a Caltagirone è una ricorrenza particolarmente sentita, vuoi perché rappresenta una identità, rappresenta un quartiere importante, il quartiere storico della città di Caltagirone, dove forse più di altre comunità parrocchiali evidenzia un afflato, evidenzia una familiarità. E non a caso dico questo termine, perché molti dei componenti della parrocchia sono legati familiarmente, diciamo. Benvenuto al parroco, da qualche anno è parroco di San Pietro. Buonasera. Padre Luciano Di Silvestro, buonasera, grazie di essere qui con noi. Ho detto bene all'inizio? Sì, ha detto benissimo. Giorno 29 giugno per la Chiesa e la solennità dei Santi Pietro Intanto benvenuto anche a Toni Interlandi, dato che è stato inquadrato, docente e segretario della scuola professionale EIRIS di via Fontanelle a Caltagirone, che hanno stipulato con la scuola un protocollo tra la parrocchia e la scuola per questa ricorrenza. Diamo la parola Ubi Maior Minor Cessat. Quindi, assolutamente. Beh, prego reverendo. Come stavo dicendo, sì, giorno 29 giugno è la solennità dei Santi Pietro e Paolo, e quindi noi abbiamo qui a Caltagirone una chiesa storica sotto il nome di San Pietro. Una piccola Notre Dame. Una piccola Notre Dame, esatto. Piccola Notre Dame. Per certi versi richiamo. Inaugurata 4 anni fa dopo 19 anni di restauro sia all'interno sia all'esterno della chiesa. E quindi, come dicevo, colonne visibili della chiesa, i Santi Pietro e Paolo, e festeggiarli ci permette di riconoscere sempre più i pilastri della nostra, delle nostre radici della fede, e anche noi li festeggiamo in modo particolare San Pietro, sia con i festeggiamenti esterni e sia con i festeggiamenti religiosi. Per i festeggiamenti esterni ho chiesto la collaborazione della scuola di formazione EIRIS, che già ha collaborato con noi per la festa di San Francesco di Paola, per la sagra delle fave novelle. I festeggiamenti inizieranno giorno 24, sabato 24, con la gara dei carrammatti, che poi sicuramente Toni ci spiegherà ancora meglio. No, dico solo questo, poi dopo chiederà le domande. No, io l'ho visto l'altro giorno qua. Perfetto, stavamo provando. Tutto, dico, me lo fate fare un giro. Stavamo provando, poi Toni spiegherà un po' meglio il tutto. Giorno domenica, giorno 25, ci sarà la messa alle ore 10:30 nella chiesa di San Pietro, e poi alle ore 16 l'albero della cuccagna, che da sempre si è fatto. Ecco qua c'è il programma, anche qui un bellissimo programma. Giorno 26 inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Pietro e Paolo. Abbiamo la sera la celebrazione eucaristica alle ore 19 per tutto il triduo, e poi giorno 29 la Santa Messa celebrata all'esterno della piazza San Pietro, e naturalmente con tutto quello che comporta la festa, quindi fuochi d'artificio, serata anche dello stare assieme con i parrocchiani e non solo. Naturalmente la festa, come dicevo, non solo ha l'aspetto religioso, ma la vorremmo rilanciare anche sotto l'aspetto ludico. Quindi giorno 25 ci sarà l'albero della cuccagna, giorno 26 sulla piazza San Pietro. Giorno 26 il calcio saponato, che poi la regia manderà anche la locandina. Giorno 27 ci sarà lo spettacolo teatrale a cura calcio saponato, che hai partecipato tu lo scorso anno. Non ho partecipato. Fu la prima volta lo scorso. Fu la prima volta, quest'anno è la seconda edizione del calcio saponato. E devo dire, l'anno scorso ha funzionato, quindi quest'anno l'abbiamo voluto riproporre. Come anche si grazie. Svolge questo calcio saponato? Il calcio saponato è una struttura gonfiabile che si metterà al centro della piazza con l'acqua e il sapone,
avrà la forma di un campo da calcetto 5 contro 5 e là si può giocare. Io l'ho come la illustratrice di ketchup, dai. A partecipare, potevo fare uno contro uno, ma non ha... l'ho visto, no, va bene, ho capito qual è e il quindi, sistema. Ma ricordavo questo... che avevi partecipato. No, non ho partecipato. No. Poi giorno 27, lo spettacolo teatrale a cura dei giovani della parrocchia, giorno, eccolo qua, la parrocchia Controsenso. Invito tutti già a partecipare perché sarà uno spettacolo teatrale di commedia, quindi i nostri giovani vedremo cosa stanno preparando. Giorno 28 ci sarà una gara di ballo con tutti gli anziani e qui parteciperà l'Anteas del presidente Pino Malaponte qui a Caltagirone, il consigliere provinciale, esatto. E poi giorno 29 la festa con la celebrazione eucaristica alle ore 19, dalle ore 20 all'esterno del sagrato e poi i fuochi d'artificio, quindi una bella festa, cerchiamo di rilanciarla. Toni Interlandi, allora segretario della scuola professionale EIRIS, questo protocollo d'intesa, come mai questa collaborazione con un'attività parrocchiale? Più per la valorizzazione degli aspetti ludici, credo, no? Sì, anche perché il progetto insomma, che la scuola ormai da anni ha intrapreso, perché siamo da 4 anni sul territorio di Caltagirone, è proprio quello di in un certo senso con i ragazzi cercare di ricostruire un po' il tessuto sociale dei ragazzi giovani. E la nostra utenza è tutta dai 13 ai 18 anni, quindi minori. E a volte minori anche con delle difficoltà che oggi la modernità ha creato, problemi economici e quant'altro, problemi di famiglie disgregate, ma con il gioco, con l'istruzione e seguire questi ragazzi ogni giorno ha fatto sì che di avvicinarsi a Padre Luciano, insomma alla parrocchia, per cercare di avere un appoggio concreto per realizzare delle manifestazioni, per realizzare dei veri e propri eventi in cui i ragazzi siano veramente valorizzati e messi al centro dell'attenzione, messi proprio a lavorare. La dimostrazione è stato per San Francesco di Paola, dove appunto alla festa della la sagra delle fave novelle i ragazzi hanno proprio cucinato loro le fave, la pasta, tutto quello che è stato servito ai fedeli che sono intervenuti alla festa. Questo i ragazzi di 15 anni, quindi piccoli ragazzi, lo hanno visto come una bellissima esperienza che li ha motivati e che oggi ancora ne parlano, è stato già un mese e mezzo fa e ancora oggi affiatati di quella festa fatta un mese e mezzo fa. Quindi ribadire ancora un altro evento che sarebbe quello di dopodomani della gara dei carrammatti o carruzzune a seconda dei paesi di carrammatti, carrammatti a Caltagirone. Sì, io sono mirabellese e carrozzone. Beh, là voi avete belle discese. Lì infatti io sono allenato. E le ardite salite. Io sono allenato. Ah, sì? Sì, da piccolo giocavo sempre così. Qual è la liaison per aver fatto questa idea dei carrozzoni carrammati? Con Padre Luciano sempre ci scontriamo su cosa possiamo fare per i ragazzi, cosa possiamo fare per i giovani. Avevo pensato di fare la giornata dei giochi antichi, perché oggi i ragazzi a giocare solo con Facebook o giochi virtuali, non sono giochi. Esatto, non sono giochi e si è perso un po' il contatto con la vera attività ludica. E allora siccome abbiamo un corso di operatori meccanici, gli operatori cuscinetti, cose. Esatto, sì. Anche perché alla sagra delle fave sono stati coinvolti i ragazzi della ristorazione. Due settimane fa abbiamo fatto una sfilata di moda con i ragazzi di acconciatore ed estetista, dove quindi sono stati interessati quel settore di ragazzi. Mancava interessare i ragazzi dell'operatore meccanico. E con Padre Luciano, palla al balzo, gara di carrozzone. Ci azzecchiamo di carrozzone. Tra l'altro,
tra l'altro, non so se lo posso un po' svelare o un po' anticipare, anticipiamo che si fa un ottobre, giro quadro di diciamo. ci stiamo provando, ma ad ottobre se lo fa sicuro. La discesa della via a Roma, bellissimo. Sarà, il percorso sarà via Giardino Pubblico dalla Villa, via a Roma. No, via Giardino Pubblico. Via Giardino, da qui, dalla Villa, via Giardino Pubblico, visto l'altro giorno qua, via Roma, stava collaudando, esatto, qua. Via Roma, via San Pietro, Corsa Campestre insieme al Carrammatto e poi riprendere per via Pentolai, quindi un bel percorso dove ci sarà anche da correre e mettersi in pratica con le proprie forze fisiche, certo. Sarà una bella esperienza per i ragazzi, ma non solo questo, speriamo a ottobre di lanciare una gara che sarebbe quella del Wacky Race, le auto senza motore, speriamo di riuscirci, ci stiamo lavorando, sarebbe bello, e una la farei per TVR Xenon, con lo sponsor TVR Xenon. Stasera stiamo procurando lo sponsor per un equipaggio. No, stavo pensando che il bello di queste feste zonali, diciamo rionali, e quando appunto si va oggi alla ricerca di questi giochi antichi, per esempio, esatto. No? di queste cose che adesso sono passate in disuso e che invece affascinano. Io proprio l'altro giorno qui davanti alla televisione via Giardino Pubblico ho visto un Carrammatto, mi sono fermato e gli ho detto di questo, vediamo, non so chi fosse, ora sto capendo che era in preparazione, diciamo, ma ragazzi, quella dei cuscinetti, quattro tavole praticamente messe là, era un modo come anche l'albero della cuccagna, diciamo, no? Cuccagna. Ricordo perfettamente. Io che sto raccogliendo le iscrizioni. Io nel DNA, scusami Tony, sì. Nel DNA c'ho un po' di sangue sanpietrano. Dall'epoca bambino io ero sanpietrano. Quando arrivai a Caltagirone i miei mi portarono qua, la prima locazione fu nel quartiere di San Pietro, quindi voglio dire, ce l'ho a cuore. Sì, San Pietro ha una storia qui a Caltagirone, il cuore pulsante popolare. Beh, diciamo che era periferia all'epoca, era la parrocchia più estrema, esatto. Magari prima. Tra il ponte, certo. Certo. Prego, Tom. No, dicevo appunto, sto raccogliendo le iscrizioni telefonicamente, un'organizzazione molto, diciamo, parrocchiale, nel senso, è usato il termine rionale perché deve essere proprio questo il senso, quel certo. Senso ludico, lo spirito per cui è stata pensata la manifestazione è quella di unire genitori e figli dai 5 ai 70 anni tutti assieme, ci vediamo sabato alle 3 davanti il cancello della villa comunale e organizziamoli, siamo qui per giocare. Quanti sono le iscrizioni? Fino adesso 30, ma prevedo che sabato stesso sono convinto. Ho sentito le telefonate mi hanno chiamato tutti i genitori grandi di 50, vengo con mio figlio, ci possiamo mettere assieme, sì, fate quello che volete. Beh, c'è un Carrammatto un po' più grande, ma voglio dire. Sì, sì. Allora vince chi si divertirà di più vince. Così. Non è una competizione all'esterno. Bella questa, io credo che questa sia appunto la chicca di questa festività di San Pietro di quest'anno, diciamo, no? Come l'anno scorso gli fu questo del campetto insaponato, che sarà lunedì. Stiamo facendo anche noi una squadra della scuola Eris, quindi insomma cerchiamo di questa festa sia sotto l'aspetto ludico ma anche sotto l'aspetto religioso. Ma mi pare già da un paio d'anni è rilanciata, da due anni a questa parte c'è è risentita, molta partecipazione, sì, ripeto, sì. C'è il quartiere che risponde, quindi. Ma non solo questo, io desidero che chi da sempre si sente sanpietrano, però ormai abita nei quartieri nuovi della zona, possa almeno per la festa tornare e vivere la festa come la viveva un tempo. Quindi questa è la nostra intenzione con tutto il comitato, ma anche con chi collabora con noi, ripopolare quel quartiere dei vecchi sanpietrani. La gente ha voglia, la gente vuole, sì, esatto. Questo è un momento, è un momento storico dove appunto viene incentivato e viene rivissuto di quanto quando si stava meglio,
quando si stava peggio, diciamo. Esatto. E questo sarà un quel modo momento come... si è perso di stare assieme, così addirittura la gente mi chiede: ma c'è una quota di iscrizione? No, non c'è nessuna quota di iscrizione, dobbiamo stare lì, aggregazione. L'assicurazione fategliela fare. No, quella sì, quella sì, sì, stiamo facendo l'assicurazione, stiamo mettendo in sicurezza il percorso con degli sponsor che ci hanno offerto le balle di paglia che saranno messe sui marciapiedi, esattamente, un altro sponsor ci ha dato delle gomme per mettere un po', messo in sicurezza il percorso è lungo, sì, e poi diventa arduo e pericoloso, bella allora, discesa, sarà smorzato con dei cuscinetti opportunamente lubrificati. Speriamo sarà che resteranno agganciate ai carrammati, che già ne abbiamo provato uno e è partito via il cuscinetto. Sarà bello. Ma sarà bello anche per questo, assolutissimo. Ma credo che qui tanti genitori si andranno a industriare per riscoprire questa. I genitori stanno mandando le moto, le foto. Ma ripeto, l'altro giorno quando ne ho visto uno per terra sono sobbalzato, diciamo, ecco, ma quello non sapevo. L'obiettivo quindi, è quello. Non si vede più quello. In giro, quindi l'hai chiamato subito per nome. Ragazzi di 13 anni non sapevano l'esistenza di un carramano. 13 anni, qua stiamo parlando di cose molto più vecchie. Grazie a questa giornata mi sa che qualcosa si inizia a costruire. Vedremo un po'. Tra i ragazzi. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, padre Luciano, poi della festività religiosa ne parliamo magari la prossima settimana, martedì, se vuoi rinverdiamo un po' al giorno 27, un po' quello che sarà canonicamente l'attività religiosa, sì, ma la anticipiamo giorno 27. Giorno 27, la celebrazione eucaristica alle ore 19 in chiesa, con la coroncina a San Pietro, e poi giorno 28 la stessa cosa, ecco il programma con la celebrazione. Giorno 29 ci sarà la celebrazione eucaristica alle ore 20 sul sagrato della parrocchia, e poi lo spettacolo pirotecnico e la chiusura della festa. Quindi questo è il tutto della festa dei Santi Pietro e Paolo. Va bene, buon lavoro, grazie. Di Maiore, va bene. Grazie. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione e ci rivediamo domani sera alle 21:15. Buona serata e buon proseguimento.